Via di Vigna Murata 90, Eur Sporting Club. Siamo con le immagini del tabellone nazionale Under 12 femminile. L'Eur Sporting Club, dopo aver battuto il Porto San Giorgio, affronta l'Angiulli Bari, che schiera in campo la campionessa d'Italia Martina Zerulo, 4-1-1998, e Pannarale Francesca Maria NC 1999, Roberta Romoli per l'Eur Sporting Club 4-4-1998 e Flaminia Grassi 4-5-1998. L'incontro è stato diretto dal giudice arbitro Marcello Abbate. Vediamo nelle immagini l'incontro vinto dall'Angiulli Bari al doppio, 2-1 quindi per la squadra pugliese. Esce a testa alta la squadra dell'Eur Sporting Club guidata dal maestro Giuseppe Di Vincenzo. Roberta, com'è andata oggi? Oggi ho giocato abbastanza bene, mi sono mossa, ho fatto pochi doppi falli. L'altra era molto brava, entrava sulla maggior parte delle palle e aveva un bel servizio. Sì, effettivamente oggi sei stata in campo, con la testa e con le gambe hai fatto tutto quello che è possibile. Devi lavorare molto allora? Su tenere un po' il rovescio un po' più lungo, di tenere la palla e restare un po' più lontano. Stai lavorando sui piedi, sugli spostamenti, sì. Roberta? Sì. E quindi quello è anche un'altra cosa importante. Hai giocato contro la campionessa d'Italia, ti ha creato qualche problema? Anche d'Europa. Ti ha creato qualche problema? Mentalmente? No, all'inizio era un po' attesa, però poi ho notato che potevo riuscire a fare qualche game e a giocarmi la partita. Il maestro Di Vincenzo cosa ti diceva in panchina? E mi diceva piuttosto di giocare più sul rovescio, che stavo andando bene, stavo giocando bene la partita. Oggi hai avuto anche tanto pubblico a tuo favore, no? Sì. È importante, vero? Sì. Bene, allora complimenti Roberta e continuiamo così. Sì, sì. Due parole, cioè io pensavo, guarda, che sapevo che era un match non facile, perché comunque sia gioca bene, ha un bel diritto, diciamo molte volte mi ha messo in difficoltà in alcune parti, però diciamo sono stata brava ad andare a rete e prendere il punto. Flaminia Grassi in crescita esponenziale, tiene botta con le forti avversarie ed è pronta per l'ingresso nella categoria Under 14. La passione dei genitori viene trasmessa alle nuove generazioni ed il tennis dell'Eur Sporting Club continua a fornire interessanti giocatori al tennis italiano.